rigenerante e rilassante. Rilassante, davvero. Quando hai voglia di calma, farti una passeggiata tra i fiori, il giardino, i laghetti che il giardino offre, veramente molto molto bello. Infatti siamo qua oggi anche con la mia bimba, si è appena addormentata, meglio di così. Sì, proprio sì, dopo sì. Una mattinata di pianti ci sta, insomma, sì. Anche un bel giretto tranquillo. Sì, era un po' che non tornavamo, ma è stato bello, è stato piacevole. Sì, molto. E abbiamo così. Approfittato anche del fatto che comunque ci fosse questa promozione per la festa della donna dove si poteva entrare gratuitamente. È vero. E allora abbiamo detto, visto che non ci vedevamo anche noi da un po', abbiamo detto dai, facciamo la rimpatriata al parco per passare una bella giornata. Stamattina ero quasi commossa all'idea che finalmente potevo rientrare qui dentro. Venire qui dentro mi dà un senso di sicurezza, nonostante l'apertura degli spazi. Cammino volentieri, medito, leggo e sto bene. Per noi è il quarto anno. Noi lo facciamo perché si può respirare ossigeno in totale libertà e ci dà questo senso di apertura, questo senso di essere in montagna, ecco. È una cosa meravigliosa. Ma come torniamo a casa però? Molto più rilassati di prima. Soprattutto rilassati. Sì, cioè, sì, sì. Ovunque si posano gli occhi è un ristoro. Anche quando si va su, che si vede la Valle del Mincio, no? Che meraviglia. È una meraviglia. Non vedevamo l'ora che aprisse, anche quest'anno. Io rinnovo il mio abbonamento da 5 anni ormai perché mi piace molto camminare lungo i viali del parco e adoro vedere, osservare i fiori coloratissimi e scoprire anche degli angoli poco frequentati dove poter sedermi tranquillamente a leggere un libro. Buongiorno, sono Anna Rosa di Valeggio, sono abbonata al parco Giardino Sigurtà da 15 anni, una perla al centro del paese che noi valeggiani ce lo godiamo. Io vengo tutte le mattine perché ho piacere di vedere l'inizio della fioritura, la natura, il silenzio, il poter camminare e gustare questa meraviglia. Vi consiglio di venire a trovarci. Sì, è la prima volta che veniamo qui. È stata una decisione un po' last minute, ultimo momento. Stamattina abbiamo preso, siamo partite. Visto che c'è anche l'omaggio della festa della donna, esatto. Abbiamo colto l'occasione, abbiamo fatto un giretto. Fatalità, eravamo a casa tutte e due, allora abbiamo detto ma sì dai, è anche un buon posto per parlare, per distrarsi, staccare dalla città, dalla routine, quindi nella tranquillità, esatto. Sì, della natura. Per me è molto bello venire al parco perché secondo me è un punto dove si può respirare dell'aria buona, dove si può, perché no, meditare, dove si può praticare dello yoga. Io spesso vengo la mattina appena il parco apre, faccio la mia pratica di yoga, sono anche insegnante di yoga, pertanto lo trovo una location, un posto molto adatto per riuscire a praticare in pace, per riuscire a praticare nel modo corretto e per riuscire anche a estraniarsi da tutto ciò che è la routine quotidiana. Trovo il parco un posto magico, specialmente in primavera, con le fioriture, con i profumi, con l'aria che passa attraverso le frasche delle piante, con gli scoiattoli che corrono. Per me il parco è un luogo magico, ma anche forse fantastico, un posto dove si possono fare delle passeggiate, un posto dove si possono fare delle biciclettate. È un posto dove si possono fare e vedere cose meravigliose.